Direttore, è un grande onore accogliere a Palazzo Reale Letizia Battaglia e formulare un saluto naturalmente di benvenuto e di bentornata, data la sua frequentazione milanese, anche da parte del sindaco Sala, a una grandissima artista del nostro tempo come appunto Letizia Battaglia. È stato molto chiaro e credo anche molto stimolante l'intervento del direttore Piraina nell'inquadrare alcuni aspetti specifici dell'opera di Letizia Battaglia. Io mi soffermerò invece su un quadro più di cornice, in maniera tale da permettere poi alla curatrice della mostra di sviluppare argomenti che riguardano evidentemente l'approccio curatoriale e anche naturalmente il modo in cui la mostra è stata pensata e costruita. La cornice riguarda un aspetto in un certo senso quasi casuale, ma che non lo è affatto, ovvero sia la circostanza per cui ci troviamo nel mese di dicembre 2019 e attraverso due esposizioni che inaugurano a pochi giorni di distanza l'una dall'altra diamo avvio a un grande progetto che è il Palinsesto 2020 intitolato I talenti delle donne. Sapete che abbiamo deciso di coinvolgere tutte le istituzioni culturali della città a riflettere, a ragionare, a proporre progetti non soltanto espositivi ma anche interdisciplinari che hanno a che fare col mondo della scrittura, col mondo del teatro, col mondo delle scienze, dedicati a raccontare il protagonismo delle donne nel pensiero creativo e farlo attraverso due livelli, che sono due livelli paralleli, che spesso però si intersecano. Da un lato il racconto di figure esemplari, che in epoche in cui il condizionamento sociale era molto forte e ostativo nei confronti delle donne all'espressione del proprio pensiero creativo, hanno trovato invece le forme per fare in modo che potesse essere udita la loro voce. E ricordo il fatto che abbiamo inaugurato appunto la mostra dedicata ad Adriana Visifabbri al Museo del Novecento 2 giorni fa. Il secondo livello invece è quello che riguarda qual è la specificità dello sguardo delle donne sul mondo e qual è la potenza che appunto il pensiero creativo delle donne protagoniste in diverse discipline artistiche sanno e possono dare nel momento in cui inquadrano, e uso questo termine non a caso, la realtà del mondo che ci circonda. E da questo punto di vista credo che non ci sia migliore testimonianza possibile di quella dell'opera, appunto, di Letizia Battaglia. E anche il titolo già lo dichiara molto chiaramente, l'incontro con la realtà che avviene nel luogo della realtà, che appunto sono le strade, e la strada evocata nel titolo sono le strade che vengono raffigurate nelle singole fotografie che costituiscono il percorso espositivo. L'attitudine alla realizzazione di mostre come questa, cioè mostre che permettono di incontrare il lavoro in forma molto completa e articolata di una grande figura appunto della fotografia come Letizia Battaglia, richiedono però anche un approccio curatoriale di altissimo livello, e credo che sia importante sottolineare come l'autorevolezza della curatela di Francesca Alfano Miglietti sia la migliore garanzia per fare di questa mostra un'esperienza di incontro con l'arte di Letizia Battaglia straordinariamente importante e stimolante. Chiudo il mio intervento con due piccole sottolineature a cui tengo però moltissimo. La prima riguarda, lo ha già sfiorato prima Domenico Piraina, il tema, il valore civile dell'esperienza artistica di un artista come Letizia Battaglia, che credo sia estremamente importante perché testimonia anche un coraggio reale e concreto che nell'attività di Letizia Battaglia ha trovato varie forme in cui incanalare una straordinaria energia appunto di proposta, e non soltanto mi riferisco evidentemente alla sua attività artistica ma anche alla sua attività politica. La seconda sottolineatura che volevo fare invece riguarda il contesto specifico della considerazione che dobbiamo sempre di più avere come paese, diciamo, come cultura nazionale, del valore che la fotografia ha come espressione artistica. Ne discutevamo proprio ieri con Domenico Piraina, sviluppando alcuni progetti che avranno corso nel 2021 e 2022 legati alla fotografia, e riscontravamo come in altre culture, su tutte gli Stati Uniti d'America, il tema della fotografia, le opere fotografiche vengano considerate con lo stesso statuto delle opere d'arte, e come forse dobbiamo iniziare a sviluppare un salto di qualità, un cambio di paradigma anche nel nostro paese,
naturalmente ci sono tante esperienze estremamente importanti e preziose da questo punto di vista, ma considerare il fatto che la considerazione del valore specifico artistico del linguaggio fotografico deve anche passare a una diversa considerazione di relazione con le opere stesse, che di fatto sono a tutti gli effetti opere che hanno lo statuto dell'opera d'arte. E da questo punto di vista credo che una mostra come questa, proprio per la serietà con cui è stato condotto il processo produttivo dell'intera mostra e appunto alla in un certo senso al conferimento di valore che abbiamo dato all'interno della programmazione stessa, non soltanto di Palazzo Reale ma del nostro palinsesto, appunto all'esperienza, ci muova sempre di più a considerare come assolutamente necessario un mutamento di prospettiva dal punto di vista delle politiche culturali legate evidentemente all'arte e al linguaggio della fotografia. Grazie.